La condivisione, un viaggio verso l'altro. Gli anni in cui usavo sostanza, ricordo il buio, la solitudine, la tristezza, l'indifferenza, ma soprattutto la chiusura. Nell'ultimo mese nel nostro gruppo sono arrivate nuove persone. Abbiamo quindi lavorato sui valori che stiamo riscoprendo nel nostro percorso terapeutico. Giorni fa ho avuto un fortissimo craving, però per farmelo passare mi sono confrontato, ho usato la condivisione con il mio compagno di gruppo e sono riuscito a rimanere perché me ne volevo anche andare. Poi, facendo uso di sostanze, io specialmente dell'alcol, trascuravo il tè, la carta, facevo caso alle piccole cose. Qui invece parli con gli altri, pulisci te, lavi la casa, devi ragnatele, fai tutto divertendoti e il lavoro diventa un più divertimento. In comunità ho imparato a dare aiuto alle persone che hanno bisogno. Quest'anno ho festeggiato qui il mio compleanno, per anni l'ho festeggiato per strada, da solo, al freddo. Adesso che non uso più sostanze, ho scoperto la bellezza di condividere le giornate con gli altri. In particolare abbiamo lavorato sull'importanza della condivisione. La condivisione per noi è... Continuerò a ringraziarti per la tua presenza in me, che io non verrò solo per me. Perciò, Signore, prendi me, sarò strumento della tua bontà e di tuo seme che nel mio giardino giorno per giorno ancora crescerà. Signore, prego.